Eccoci, come diceva il presidente di AIS Lombardia, il delegato di Milano, grande successo di pubblico a questa giornata dedicata per la primavera, anzi per l'estate, Summer Sparkling, Sparkling Summer Wine, le bollicine di tutta Italia, e abbiamo scoperto che a Casteggio, quindi vicino a Pavia, c'è un'azienda che dal 1868 produce grandi vini e grandi bollicine. Cristina è alla quinta generazione. Innanzitutto, buongiorno Cristina, e è un piacere vedere una ragazza, posso dirlo, alla quinta generazione di un'azienda vitivinicola. Intanto, da dove ti viene questa passione? Viene che è un mondo magnifico, che solo conoscendolo, vivendolo, veramente si riesce a mangiare, che riesce a lavorare un frutto che nasce dalla terra, e lui in particolare seguiamo proprio tutta la filiera. Le uve che utilizziamo sono tutte le produzioni nostre e seguiamo tutto dalla terra alla bottiglia. E noi in particolare facciamo quattro bollicine, tutte e quattro metodo classico di OCG, Brut e millesimate. Base Pino Nero, che è il vitigno d'eccellenza del nostro territorio. Siamo in Lombardia, poco da Milano, nello specifico a Casteggio, territorio che è il primo in Italia per il Pino Nero, e dove la prima bolla di metodo classico è avvenuta nella seconda metà del 1800. Senti, si fa fatica a produrre bollicine in un paese dove comunque la Franciacorta ha delle grandi aziende, il Trento DOC si sta rafforzando moltissimo, quindi come si sta un po', non dico da gregari, perché, ma da nicchia, ecco, ma da nicchia, per noi, perché poi dirò che avete un rosé che è straordinario, li supera tutti, quindi. Grazie, per noi questo è anche un po' paradossale, perché in realtà la prima bolla in Italia, metodo classico, è nata proprio in Oltrepappavese. Diciamo, la prima bolla, la prima bollicina, metodo classico in Italia. Metodo classico è la stessa procedura che si utilizza per fare lo champagne, è nato in Italia. Oh. In Italia, vicino a Casteggio, in Oltrepappavese, che è il nostro territorio dove noi siamo presenti. Rivendicate. Noi più che rivendichiamo, continuiamo la nostra tradizione, forse è ancora non tanto, cioè quello che abbiamo è il potenziale di comunicazione. Zone come la Franciacorta che producono degli ottimi vini e bollicine hanno iniziato poco fa. Noi abbiamo proprio una storia e una tradizione, quindi non ci spaventa il resto, ecco, abbiamo il know-how oltre che il vino nero che è classico. Senti, paragone estero-Italia qual è per voi? Noi siamo 99,9% solo in Italia. Ah, quindi noi proprio questa è una, di nuovo, un controtendenza. Assolutamente sì, abbiamo solo che, come dire, da poterci sviluppare un potenziale sempre più grande che non smette mai. Però scusami, abbiamo deciso di darci del tu. La tua considerazione, più comunicazione, più affermazione del territorio, dovrebbe anche essere rivolta all'estero, no? Deve essere assolutamente rivolta all'estero, e io mi occupo principalmente dei mercati esteri per cercare appunto di far conoscere questi nostri prodotti e il nostro territorio il più possibile. Sono reduce dalla settimana scorsa da Monaco di Baviera, settimana prossima saremo a Vienna, siamo stati negli Stati Uniti, molto bene. Per noi opportunità nuove, prima ci eravamo focalizzati solo all'Italia, adesso il mio scopo, avendo poi studiato anche all'estero, è proprio portarle in giro. Senti, io ho assaggiato questo rosé che è straordinario, io lo voglio far vedere ai nostri lettori, eccolo qua. Ecco, raccontacelo 10 secondi. La caratteristica di questo prodotto è che è tutto pieno nero, in purezza, quindi il colore rosato non è un blend tra bianco e rosso come si fa nel rosé, ma deriva proprio dalle bucce del pino nero. Un colore meraviglioso. Deriva proprio dalle bucce del pino nero, e quindi il colore è naturale. Pino nero in purezza, metodo classico di OCG, questo in particolare millesimato 2012. Qui quello che mi ha colpito è la, come si può dire, l'assenza di picchi che disturbano il corpo del gusto. Perché è un vitigno nobile in purezza, che appunto è la caratteristica dell'eleganza del pino nero. Esattamente, eleganza è la parola giusta. Esattamente. E oltre a essere un rosé, come giustamente è, questo in particolare è anche il croisé, che è proprio un nome registrato nel nostro territorio, e solo nel nostro territorio si può produrre. Bene, grazie Cristina, grazie prossima a voi. Volta a Casteggio. Vi aspettiamo. E questi? I tappi delle degustazioni. Alla prossima. Grazie.